La nostra prima domanda in concomitanza con questo evento sull'Outlook 2015 è appunto quali sono le vostre previsioni per l'anno che è appena cominciato? Dal punto di vista dei fondamentali economici, riteniamo che la crescita mondiale si sta riprendendo in modo molto positivo, con gli Stati Uniti che come l'anno scorso continueranno a tirare l'economia globale, ma la novità, essendo che anche nella Eurozone i fondamentali migliorano molto, e questo è dovuto a un fascio di fattori molto positivi che sono il crollo del prezzo del petrolio e probabilmente l'indebolimento dell'euro che si proseguirà e che avrà delle conseguenze molto positive sulla crescita degli utili delle aziende. I mercati azionari in Europa, nella Eurozone in particolare, sono a delle valutazioni molto basse, quindi dovrebbero approfittare di questo miglioramento dei fondamentali economici. Quindi come scelta di asset allocation e per giocarsi al meglio questo contesto generale, l'asset class che privilegiamo sono le azioni dell'Eurozone. Ci aspettiamo un rialzo dei tassi sia negli Stati Uniti perché la Fed comincerà progressivamente, probabilmente già dal secondo trimestre di quest'anno, il ciclo di rialzo dei tassi e questo dovrebbe avere come conseguenza un rialzo dei tassi a 10 anni negli Stati Uniti e anche dopo negli altri paesi dell'Eurozone. Quindi molto più prudenti sull'obbligazionario, tranne su qualche nicchia dove c'è ancora un po' di valore, dove i spread potranno ancora avere un movimento di compressione come sul debito finanziario subordinato, ma diciamo che tra le due grandi asset class che sono l'azionario e l'obbligazionario, una forte preferenza sull'azionario e in particolare quello della Eurozone. Quindi la Grecia può anche non preoccuparci, insomma. Diciamo che per il momento i mercati non ne tengono conto, è vero che c'è questo rischio politico che è ancora forte, può creare un po' di volatilità, ma da quanto si vede i mercati ritengono che il contagio dovrebbe essere molto negligible, non so come si dice in italiano, insomma è vero che Contenuto, l'expo diciamo, contenuto, è sì. vero che l'exposure delle banche europee adesso alla Grecia è un quinto di quello che era nel 2010-2011. C'è questo programma di quantitative easing della Banca Centrale Europea, quindi insomma non ci dovrebbe essere un contagio molto forte, così come fu il caso nel 2010-2011, né sui spread dei periferici né sui mercati azionari. Quindi sì, ha ragione nella sua domanda, è un elemento di rischio, di volatilità, però non ci sembra un fattore che possa scombussolare completamente questo scenario per ora. Grazie allora per queste indicazioni, buon lavoro e una buona giornata. Grazie.